Gesù, ricordati di me. Sì, mio Signore, è questa la richiesta di un tuo compagno di condanna, appeso al legno proprio come te. Anche l'altro, che Luca definisce malfattore come il primo, è accanto, morente, ma questi non si vergogna di unirsi alla derisione e all'insulto dei capi e della soldataglia e dice: non sei tu il Cristo, salva te stessa e noi. Il buon ladrone che invece crede nella tua innocenza, ladro fino alla fine, ti ruba la misericordia e il regno e tu gli dici: oggi sarai con me nel paradiso. Penso, Gesù, che la sua non sia stata la richiesta di un semplice ricordo, quanto un'implorazione a potersi sentire uno dei tuoi. Rinnega così per te una vita di rapine e di violenza e chiede timidamente, con l'ultimo filo di voce, di esserti vicino. Questo ci incoraggia, perché anche quando sembra di essere alla scadenza dei tempi supplementari di una partita, è possibile ancora vincere come è stato per lui. In questa notte particolare mi chiedo, e noi agrigentini, Gesù, ci siamo decisi a giocare seriamente la nostra partita? Il nostro territorio e la nostra città si sono decisi a scalare la classifica del bene comune? So bene che non sempre la palla può finire in rete, potrebbe anche colpire i pali o il loro incrocio. Tuttavia questo non può essere un motivo per non provarci. Il non scendere in campo sarebbe disastroso. Infatti l'immobilismo facile, comodo e colpevole paralizza. Fa registrare continue decadenze, porta sempre più in basso. Dobbiamo convincerci che tra il male comune, che a torto si dice che sia mezzo gaudio, e il bene comune, non ci sono vie di mezzo. Dire non mi interessa, non è affare mio, è una colpa. L'hai detto tu, chi non è con me è contro di me. Stasera, contemplandoti, ho l'impressione di cogliere nel tuo corpo crocifisso i riflessi di violenza che solcono la superficie e l'intimità di questa terra. 25 anni fa, San Giovanni Paolo II, visitando la nostra città e diocesi, oltre a parlare degli eventi successi in antecedenza, ma che ancora dopo circa 50 anni non si sono conclusi perché tante ferite restano aperte, la frana del 66 e il terremoto del Belice del 1968, si è riferito all'attualità di allora e ci ha parlato il Papa di crisi sociale e della piaga della disoccupazione, dell'esasperazione dell'individualismo, della pratica sistematica della diffidenza che volta le spalle alla cultura di iniziativa e di impresa, del clientelismo che corrompe e inquina la democrazia, e condannava con assoluta fermezza il Papa la cultura della mafia, che è una cultura di morte profondamente disumana, anti-evangelica, nemica della dignità e delle persone e della convivenza civile, e ha implorato concordia per questa nostra terra. Diceva il Papa: una concordia senza morti, senza assassinati, senza paure, senza minacce e senza vittime. Sono parole che restano attuali, come se da allora fosse cambiato poco. Certo, le nostre strade non sono più bagnate di sangue come nei tempi passati, ma così si continua a togliere vita. La crisi sociale continua a segnarci. Ai problemi ricordati dal Papa se ne sono accumulati altri, penosamente irrisolti, sfiorati solo nelle buone intenzioni di convegni, tavoli di lavoro, interviste, ma rimasti insoluti.
I centri storici di questo territorio continuano a cadere a pezzi, anziché essere, come succede altrove, fonte di aggregazione sociale, generatori di cultura e occasione per la creazione di nuovi posti di lavoro. A dire il vero, stanno riuscendo in qualche paese vicino e lontano. L'acqua e il suo ciclo, distribuzione, depurazione, più che un diritto di tutti, rischia di diventare un lusso di pochi. Il nostro territorio è ferito da scempi e da abusivismo. Il conto salato che ci tocca pagare sono gli smottamenti, le frane, gli scivolamenti a valli di costoni, il rischio di crolli di case, ponti, strade e anche di antiche e splendide opere come la nostra cattedrale. Che dire poi di quell'emergenza trascurata per molti anni da tutti, politici, tecnici, burocrati, cittadini, e che ora è insistentemente alla ribalta: i rifiuti urbani. Per troppo tempo abbiamo fatto affidamento sulle discariche creando bombe ecologiche e orologeria. È vero che la responsabilità può essere addossata ai disservizi, ma un segno di civiltà come la raccolta differenziata si contrappone a quella scia vergognosa di rifiuti indifferenziati in diverse parti del territorio della città. Quella fila di sacchetti di immondizia che costeggiano le nostre strade non la creano di sicuro nemici immaginari, ma la responsabilità di chi non ama la sua città e questa terra, i suoi concittadini e conterranei. Ci si sente liberi di gettare la qualunque per strada, senza pensare agli altri che la abitano e hanno il diritto di vivere nell'ordine e con dignità. Però tutti pretendiamo una città pulita, probabilmente anche a chi getta il sacchetto per strada. Gesù, distruggiamo con la nostra incuria e indifferenza il territorio che dovrebbe essere fonte della nostra ricchezza, e poi piangiamo perché i figli di questa terra sono costretti a emigrare. Mi pare di sentire le tue parole: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. A proposito di figli, tu sai bene che i giovani sono il vero pianto di questa terra. Loro fuggono perché costretti dallo scippo che subiscono di futuro e di speranze. Cade per esempio come tegola sulla loro testa e diventa un ulteriore motivo per andarsene la continua instabilità del polo universitario. Chiuderà, resterà, sì, no, è un'agonia infinita, ma la sua morte sembra avvicinarsi sempre più. E a pagare il prezzo di tante gravi situazioni generali sono soprattutto i giovani. Perché dovrebbero rimanere? Su quali prospettive future possono contare? Quali incentivi hanno per costruire giovani famiglie? Gesù, ti imploro, ricordati di noi. Ricordati di questa terra tanto bella quanto triste. Non è giusto che rimanga inchiodata nelle corde delle classifiche per vivibilità e salubrità. Tu l'hai pensata bella, ricca e ingegnosa. E intanto il disagio dilaga e non si può girare la faccia dall'altro lato. Anche da noi c'è il bullismo e il cyberbullismo, spesso velato, che non lascia indenni i nostri ragazzi. Te ne accenno stasera perché alcune volte sembra di avere gli occhi chiusi, o meglio fingiamo di non vedere, e angelicamente noi adulti affermiamo che dalle nostre parti, nei nostri paesi, certe cose non succedono. Ma come si fa a non vedere, penso soprattutto ai genitori, i nostri adolescenti, poco più che bambini, posteggiati in luoghi della città con la bottiglia o lo spinello in mano sino a notte inoltrata. Gesù, ancora una volta, ricordati di noi. Signore, non dirmi che vedo solo nero e sono pessimista. Qualche volta gli altri me lo dicono.
Se ti parlo così è perché in queste situazioni non ci passa per la testa che tu così continui ad essere inchiodato sul legno, ma mi perto dalla parte del buon ladrone che ha visto giusto e ti dico che il mio cuore si dilata di gioia al ricordo di Maria Chiara Mangiacavalli, giovane donna coraggiosa di Sciacca, morta nel 2015 a 30 anni, che nell'ora della brutta malattia e del dolore ha stupito tutti scegliendo, sono sue parole, che la tua passione si sovrapponesse alla sua, vivendo fino all'ultimo istante la beatitudine della semplicità e della piccolezza. Prima tu non appartenevi al suo mondo, ma una volta che vi siete incontrati ha cambiato vita. Alla sua amicizia affidi i giovani e alla sua preghiera il prossimo sinodo. Sai, credo davvero che in questa terra può vincere la giustizia e si può vivere la legalità come insegna Livatino. Giovanni Paolo II disse di lui martire della giustizia e indirettamente della fede. Allora significa che si può vivere per il bene comune. E poi voglio ringraziarti, prima di chiudere, anche per la tanta gente operosa, generosa, coraggiosa, onesta, impegnata, giovane e meno giovane, che incontro nel mio ministero. A volte resto sorpreso per la loro fedeltà quotidiana a te e alla vita, e in loro leggo la tua fedeltà e la tua vita. Sono davvero tanti e sono anche loro di questa terra. Grazie e ricordati di noi. Allora dico a voi, chiudendo, guardiamo il crocifisso, della sofferenza degli uomini, del dolore della creazione ferita, del nostro territorio violentato, tutti sentiamoci responsabili. Ricordate, 5 anni fa Papa Francesco a Lampedusa disse: la cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci renda insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono l'illusione del futile, del provvisorio, che porta l'indifferenza verso gli altri. La sofferenza dell'altro ci riguarda, ci interessa, è affare nostro. Gettiamo perciò lungo le pieghe e le piaghe della storia di questa nostra terra, di questa nostra città, semi di speranza. Cristo è risorto, Lui non vuole che la morte trionfi, e con Lui neppure noi. Maria, tu che ai piedi della croce stavi ritta, tribolata ma non schiacciata, sconvolta ma non disperata, colpita ma non uccisa, insegnaci a portare nella vita i patimenti e la morte di Gesù tuo figlio, perché come i nostri mandorli la sua vita fiorisca in noi, riempendo i nostri cuori dei colori della risurrezione. Amen. Bene, diciamo ancora una breve preghiera alla Madonna per questa città e per questo territorio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E approfitto di questo momento per dire a voi tutti buona Pasqua. Con molti di voi non ci vedremo, per cui accogliete questo augurio e il mio saluto. La Pasqua è una festa di cui abbiamo bisogno, può riempire i nostri cuori di speranza e di luce. È un augurio che faccio anche a quanti ci stanno seguendo tramite internet. Ecco allora, riprendiamo il nostro cammino. È vero, il Venerdì Santo c'è, ma c'è anche la Domenica di Pasqua e abbiamo bisogno tutti di quella luce e di quella speranza. Il Signore vi benedica e a tutti un buon rientro a casa. Auguri.
Thank you.